oggi una quick. Bene, cos'è una quick? Nostra cucina virtuale. Oggi faremo insieme una quick. Mio marito ora vi spiegherà cos'è una quick. Una quick? Una torta veloce? No? Perché? Non lo so. Quello cos'è. Click. Che ah, sono? Una torta? No, lo so. Non ne ho idea. Che cos'è? Una quiche? Una quiche con la... Vero, che cos'è una quick? Che cos'è una quick? Allora, devi fare la quiche? Una quick, no, ma si può dire anche una quick, però la quick è dolce forse, no. Oddio, ho un colpo di Alzheimer, va bene, lo monterei questa cosa. Bene, oggi non sappiamo che torta facciamo, quindi non sappiamo se è una quiche oggi, o una quick. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale per preparare insieme una torta salata perfetta perfetta per il lunedì di Pasquetta. Se mi vedete la prima è perché ho sbagliato l'intro, ma non ci fate caso, dico cose assurde, a volte mi accorgo che l'Alzheimer sta facendo passi da gigante, però va bene, mi amate anche per questo e di questo io vi ringrazio. Bene ragazzi, cosa faremo oggi? Una torta di pesce? Oggi faremo una torta salata dal sapore primaverile con una frolla, con una brisè integrale molto buona. Spostiamoci di là e andiamo a scoprire come si fa. Perfetta per Pasquetta è questa nuova ricetta, vero? Pranzino? Sì, con la mamma colombina. Ancora? No, allora, con la mamma coniglietta. Con la mamma coniglietta, non so perché non me lo chiedo. Ah sì, perché ho fatto il biglietto del coniglio. Lui mi attribuisce epiteti relativi ai miei lavori sui canali. Sì. Allora, per questa quiche, questa torta salata, diciamo così, ci occorrerà della pasta brisè. Io qui la mia pasta brisè integrale è vegana. Se ho pubblicato il video ve lo linko, lo potete trovare cliccando qui. Due buste di asparagi surgelati, due confezioni di ricotta, da 250 grammi, due uova di dinosauro, meglio di gallina, meglio bio, come dici? Ci occorreranno anche 50 grammi di parmigiano reggiano che dopo grattugeremo insieme. Una bella presa di sale, il sale a piacimento, mezza cipolla, io uso la cipolla rossa, due spicchi d'aglio e poi io 100 grammi di speck, cotto alla brace, mi pare sia, alla brace. Non ricordo, era uno speck molto particolare che ho preso, me ne erano avanzati 100 grammi, l'ho triturato e ve lo sto proponendo. Ma questa ricetta viene buonissima anche col prosciutto crudo, con lo speck normale a dadini, con la pancetta o anche col prosciutto cotto affumicato, quindi decidete voi. Anche con l'arista, la Lidl vendono anche l'arista al forno, ci sta benissimo. Naturalmente poi ci servirà dell'olio extravergine d'oliva per il soffrittino. Cominciamo subito. Ok, preparo il fondo, metto all'interno di una teglia dalle sponde basse la mia pasta brisè, la allargo su tutta la superficie della tortiera perché non deve essere molto spessa. Ok, preparata la base, bucherello tutto e metto a riposare in frigorifero mentre continuo la ricetta. Prendo gli asparagi, taglio la parte della testa sommitale e il resto lo faccio in piccole rotelline, proprio piccole, e metto in padella. Quindi stacco tutte le testoline agli asparagi, che detta così suona malissimo. Queste mi serviranno sì come cibo ma anche come decorazione della mia torta salata. Le metterò solo alla fine. Le cime le smollento in acqua salata, quando l'acqua bolle butto le cime dentro l'acqua. Queste invece le riduco tutte in micro pezzettini. In padella metto anche i due spicchi d'aglio che privo della loro camicetta. Sì, li voglio ignudi, così rilasciano maggiormente il sapore, tanto a fine cottura li toglierò dal composto. Ok, porto le mie teste di asparagi a sbollentare e adesso, dopo aver liberato il tagliere da tutto il cibo, mezza cipolla,
Vi faccio vedere come ho preso a sminuzzarla da un po' di tempo a questa parte. Quando voglio che si sminuzzi in maniera molto molto sottile, incido tanti quadratini. Quindi prima faccio delle linee senza toglierla dalla rimanente parte, quella che conserverò la lascio dentro intera, poi incido dall'altra parte. No, ditemi se non sono creativa. Voilà. Quindi trito finemente. Ma non sono un genio? E non lacrimate, almeno non come quando la tritate finemente col metodo standard. A me cadono gli occhi a terra, ragazze, quando io soffro tantissimo per la cipolla. Allora, triturata in 5 secondi finemente la mia cipolla, spero di avervi dato questa dritta che possa esservi utile. Voilà, ragazzi, guardate, senza una lacrima, io sono troppo felice. Come il baby shampoo Johnson, la cipolla non più lacrime, yeah! Un giro d'olio che possiamo quantificare sui 2-3 cucchiai di olio, 2 dai, 1 e 2, anche perché a me se finì. Una bella presa di sale e metto sul fuoco. Quando tutte le verdure saranno appassite, tirerò via la padella dal fuoco. Insomma, non c'è bisogno che vi faccia vedere questo passaggio. Ci ritroviamo qui a verdure cotte. Sbollentati i nostri asparagi, li mettiamo da parte. Adesso in una ciotolina mettiamo la ricotta bio, mi raccomando, se ha troppo siero la ricotta liberatela del siero, perché sennò la quiche, la torta salata vi diventa troppo acquosa. Presa di sale, sgrattugiatina di pepe, 2 uova. Mettiamo anche i 50 grammi di parmigiano reggiano e li grattugiamo così, fresco fresco. Quindi con una frusta elettrica o con una forchetta o col mixer, come preferite, miscelate insieme gli ingredienti. Fatto! Aspettiamo che si approntino le verdure e siamo pronti per assemblare la nostra torta. E poi suona il citofono, Enzo fa il monellino, stacco la videocamera e dimentico di riavviarla e ricomincio a girare il video senza che voi possiate vedere nulla, ovviamente, se no non sarei ombretta. E allora cosa dovete fare? Prendete la base della quiche e mettete un generoso strato di asparagi sminuzzati, quelli che abbiamo preparato prima, quindi versate il composto di ricotta a cui avrete aggiunto il prosciutto o il salume che desiderate. Io per esempio ho dimenticato di aggiungerlo in tutto questo trambusto e quindi non ho messo niente. Quindi decorate a piacere formando un disegno con gli asparagi. E adesso in forno ventilato a 180 gradi per 25-30 minuti, dipende dal vostro forno, state attenti che non imbrunisca troppo. La nostra crostata salata, la quiche, bella e pronta. Ditemi voi com'è col salume in mezzo, che detta così suona malissimo. Allora, la faccio rapprendere, perché questa non va mangiata calda, va mangiata tiepida, tendente a temperatura ambiente. Però prima di servirla darò un giro d'olio a crudo, perché mi piace proprio la colatura dell'olio che ci sarà e che andrà a guarnire ulteriormente le fette. È delicatissima, ma piena di sapore, buonissima. Vuoi assaggiarla? Guarda. Sì, basta che non faccia schifo. Faccio del mio meglio, signore. Pronto? Ah? Dio agli amici com'è. Del sapore che volevo io. Del sapore che volevi tu? Ragazzi, è proprio buona. Bene, vi lascio le foto, ciao. Ciao. Bene!
Bene, avete visto com'è semplice questa torta salata. Naturalmente sono quei gusti che fa piacere sentire il lunedì di Pasquetta, insieme a un, bella, a un bel po' di salsiccia arrosto, così insieme, scolandosi due o tre bottiglie di vino. Benissimo, tutto sommato è una brisè molto leggera, integrale e rustica, che darà alla torta un sapore un po' più interessante delle solite brisè molto burrose e molto sbrisolose. A me piace tantissimo la brisè, ma questa integrale devo dire che quasi quasi la preferisco. Bene, quindi anche voi, se preferite questo video, mi raccomando, mettete un pollice in su e condividetelo sulle e vostre pagine Facebook. Sì, brava, condividetelo e rimanete sempre qui aggiornati sul canale. Vogliateci bene e buona Pasqua a tutti, un grande bacio e ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Sì, sulla tua. Ciao ciao ciao.